Ciao raga, oggi siamo in Lombardia. Bene, raga, siamo ancora in Val Malenco. C'è qualche nuvoletta? Speriamo che non si trasformi in acqua. Siamo qua al rifugio Poschiavino. Adesso andiamo verso i laghi di Campagneda e poi dovremmo ritornare dalla Val Poschiavina, se il meteo ce lo permette. Quindi, let's go! Lasciamo il rifugio Karunkash, dove abbiamo bevuto un caffè ottimo e ci siamo riposati un attimo. Adesso saliamo verso il passo di Campagneda e i suoi laghi. Prima i laghi, poi il passo. Questa valle è davvero molto bella. I laghi di Campagneda là sotto, un altro laghetto qua sopra. Adesso stiamo per arrivare al passo di Campagneda. Anche la Silvietta va via come un treno oggi. Guardate la Silvietta, che grande! Hai mai provato a fare la Sky Race della Val Malenco e della Val Poschiavo con due ginocchia che fanno Giacomo Giacomo e 56 anni sul gobbo? È una figata assurda. Questo si può chiamare sia passo di Campagneda o passo Poschiavo. Adesso siamo sulla Val Poschiavo, praticamente siamo in Svizzera. Il nostro amico Edoardo mi dice che non siamo ancora in Svizzera, quindi dobbiamo scendere ancora un po'. Bene raga, come per incanto, qua siamo in Italia e adesso siamo in Svizzera. Che visione romantica, il lago a forma di cuore. Rientriamo in Italia, scendiamo dal passo di Canciano, entriamo in Val Poschiavina che ci riporterà al lago di Gera, dove abbiamo poi la macchina. Seguiamo questo sentiero in discesa, marchiato con i segni bianchi e rossi, bianco esterno, rosso dentro, che sono quelli del club alpinistico svizzero. Li abbiamo visti anche sul video del sentiero Calanca. Adesso qua ci sono due o tre catene per scendere. Siamo al passo di Canciano, proprio sul confine tra la Svizzera e l'Italia, e adesso ci spostiamo verso l'Italia, sulla Val Poschiavina, che vediamo qua sotto in tutta la sua bellezza. È bellissima!
queste sono le mucche felici, eh. Siamo arrivati al lago di Gera, quello che avete visto nel video del ghiacciaio Frellaria. Quindi abbiamo fatto un bel anello e adesso dobbiamo ancora scendere però giù fino al rifugio Poschiavino, dove abbiamo la macchina. Bene raga, anche oggi gita azzeccata. Siamo partiti stamattina dal rifugio Poschiavino, qua in Valmalenco. Siamo saliti alla Alpe Campagneda, Passo Campagneda. Abbiamo transitato dalla Svizzera al Passo di Canciano, siamo rientrati nella Val Poschiavina, siamo ritornati là alla diga di Gera e ora siamo arrivati alla macchina. Quindi non mi resta innanzitutto di ricordarvi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella qua sotto per ricevere le notifiche per quando esce ogni nuovo video, quindi non ve ne perdete uno. E non mi resta che darvi l'appuntamento alla prossima avventura. Ciao ciao! We'll be right back.